Amici del test di Calcio League, bentornati. Questa è la 18ª giornata, la prima di ritorno del test di Calcio League 2015-2016. La partita che andiamo a vedere è tra Picciu di Fame e Real Gold, uno scontro ad alta classifica. Precisamente Picciu di Fame prima in classifica, la squadra del presidente Giulio De Carolis e di mister D'Abramo. Andiamo a vedere come scende in campo per questo match. Picciu di Fame scende con un 3-1-2, Nardelli tra i pali, D'Imperio, Alessandro in difesa al centro, D'Imperio, Ivan a sinistra, Capitan Formuso a destra, Giovine, Graziano a centrocampo, Di Napoli alle spalle del capocannoniere del torneo, Mario Teodoro. Per quello che riguarda invece la formazione di mister Britannico, del presidente Leo Billa, quinta posizione per il Real Gold. Quest'oggi i sette titolari sono Capitan Cosma tra i pali, Gallina, una new entry, a centro della difesa, Basile a destra, Manisi a sinistra, Carriere Luigi a centrocampo con D'Imperio, quest'oggi diventa seconda punta alle spalle di un'altra new entry, Marangi. Partita si prevede bellissima. Andiamo a vedere con le immagini tutto quello che è successo in questo match. Picciu di Fame deve assolutamente vincere per mantenere la striscia positiva, continuare la sua imbattibilità che dura da ormai parecchio. L'ultima sconfitta è avvenuta con Cellulopoli. Primi minuti parte forte proprio Picciu di Fame, la prima azione è di Napoli che si fa tutta la fascia, poi prova con la punta a sorprendere Capitan Cosma sul primo palo, attentissimo però. Risponde subito Real Gold con un'azione bellissima, Marangi allarga per D'Imperio che la mette dentro, Capitan Formuso salva la propria porta. Un minuto dopo ci prova anche Manisi dalla distanza, attentissimo Nardelli. Ma in questi minuti Real Gold, dopo il tiro di Giovine, metterà alle strette la corazzata del presidente De Carolis. Qui l'occasionissima capita sui piedi di Luigi Carrieri che sbaglia l'impossibile. Continuano però a bombardare la porta. Un minuto dopo è Gallina dalla distanza, attentissimo Nardelli. Al sedicesimo ci prova anche D'Imperio, tiro troppo centrale per mettere in difficoltà il portierone di Picciu di Fame. E dopo tantissime occasioni per Real Gold, al primo affondo Ivan D'Imperio rientra sul destro, prova a incrociare sul secondo palo, la deviazione decisiva è proprio di Gallina che involontariamente la mette dentro alla propria porta. Gol attribuito comunque a D'Imperio, Ivan all'esordio questo campionato col numero 23, porta in vantaggio i suoi, quindi 1-0 Picciu di Fame quando siamo al 18esimo del primo tempo. Prova la reazione immediata Real Gold al 20esimo, ancora con Carrieri dalla distanza. Non ci sono però ulteriori azioni da segnalare in questa prima parte di gara. Il risultato del primo tempo è 1-0 per Picciu di Fame. Al rientro in campo nel secondo tempo, a partire fortissimo, è la squadra di mister D'Abramo che nel primo tempo si è fatto sentire in tutto il campo, come del resto in tutte le partite, per tutti i 50 minuti sempre presente la voce di mister D'Abramo. Primi 5 minuti infatti c'è un dominio Picciu di Fame, un vero e proprio dominio. Vuole assolutamente chiudere il match subito. Al primo minuto ci prova Teodoro su punizione
e un minuto dopo l'occasione è sui piedi di Napoli, che apre troppo il piattone, servito benissimo da Capitan Formuso. Ancora di Napoli e Teodoro, che adesso si cominciano a scaldare, prova un 1-2, la palla rimane al limite, arriva Teodoro, scarica un missile sotto all'incrocio, imprendibile per tutti, il solito sinistro secco e preciso del capocannoniere del torneo, Mario Teodoro, dalla vista neanche partire, Capitan Cosma, e siamo sul risultato di 2-0. La partita sembra tutta in discesa, quando un minuto dopo l'occasione per chiudere il match è sui piedi di Trani, questa volta però il portierone di Real Gold nega la gioia del gol all'avversario. All'ottavo Luigi Carrieri perde palla, però Capitan Formuso si fa tutto il campo, cerca di metterla in mezzo, però perde l'equilibrio. Al decimo la risposta di Real Gold è una punizione di Gallina, centrale però non impensierisce il portierone Nardelli, che due minuti dopo compie un doppio intervento. Prima ci mette una zampa Alessandro D'Imperio, poi i guantoni lui. Adesso Real Gold però spinge alla ricerca del gol e lo trova proprio al dodicesimo con, sentite sentite, un errore di Nardelli, che aveva parato praticamente tutto. Arriva un indecisione sul proprio palo, si perde troppo tempo nel andare giù e quindi accorcia le distanze proprio Gallina per Real Gold, 2-1. Picciu di fame, non è squadra che molla, ci prova Di Napoli ancora due minuti dopo, e al sedicesimo uno scatenato Gallina, sempre più offensivo, prova ad impensierire ancora una volta Nardelli, palla finisce sulla parte laterale della rete, però un monumentale Capitan Formuso recupera palla un'altra volta, si fa tutto il campo, questa volta la dà al bomber Mario Teodoro, che sigla la doppietta personale, porta di nuovo il risultato sul più 2, 3-1 per Picciu di fame. Real Gold adesso scossa dal gol di Teodoro, si sbilancia più volte, subisce numerosi attacchi, qui al ventesimo ci prova anche su punizione lo straordinario Capitan Formuso quest'oggi, e al 25esimo minuto Teodoro offre il pallone a Graziano Giovine, che sigla il gol del 4-1, chiude tutti i discorsi, un destro chirurgico ad incrociare, non può nulla Capitan Cosma, il risultato finale è di 4-1, non c'è più tempo neanche di battere, tempo di mettere palla a terra, e l'arbitro dice che è finita. Il risultato finale è di 4-1 per Picciu di fame, che consolida così la posizione in classifica, il primato. Il migliore in campo è Capitan Formuso, proprio di Picciu di fame, prestazione monumentale la sua, presente in tutte le ripartenze, in tutti i gol. Andiamo a vedere la classifica, che dice appunto Picciu di fame a 46 punti, primo solitario, segue un punto dietro Prince Café, Cellulopoli 40, L'Étoile 37, Reale Torri 36, Centro Studi Danza Carmen, Real Gold a 32, New House 22 punti, San Pedros 21, Albero delle Caramelle 20 punti, FC Regina Margherita 19, Boca Juniors 15, Rivi Team 11, Grottaglese Piccola Rudi 10 a 9 punti, Revolution Desideri, Atletico e basta, ultimo a 7 punti, Outlet Diaz 48. Io vi do l'appuntamento per il prossimo match del test di Calcio League.